tornato recentemente a Montevideo con, diciamo, con grande entusiasmo. Eravamo in tournée con un gruppo musicale. Io sono tornato con la classica sindrome di Garibaldi, di Ulisse, l'eroe dei due mondi che torna finalmente nella patria natia, già sulla scaletta dell'aereo. Hola, hola, che tal? Cagliari, rapido, sei tornato. Sei tornato, è Luca Barbareschi, Luca Jorge Barbareschi, sta tornato. Al passaporto uno mi ha guardato e mi ha detto, perché? Perché? Chi te l'ha fatto fare? Non c'era più nessuno. Cercando segnali d'amore nell'universo, 40 anni di vita di Luca Barbareschi sul palco e fuori dal palco. Che paura, soprattutto in 40 anni. È uno spettacolo, diciamo, che mi sono regalato dal punto di vista artistico per i miei 40 anni di teatro che sono arrivati. Sono felice di farlo qui alla Pergola perché sono iniziato con Gabriele 40 anni fa. Io facevo l'aiuto, facevo una piccola parte dell'Enrico V. E rimetto dentro molti pezzetti dei miei spettacoli, ma soprattutto è una specie di autobiografia autoirriverente, non so come chiamarla, super molto comica, fa, insomma, la gente ride tanto e in certi momenti molto commovente di quella che è stata la mia vita artistica, anche non di ebreo errante, di nato in Uruguay, trasportato in Libano, in America, in Arabia Saudita, ho girato tutto il mondo. E questo bagaglio emotivo, non so come chiamarlo, è un momento di restituzione col pubblico e mi piaceva condividere. Io sto a 2 ore 5-10 in scena, secondo le serate, non stop, suonando pianoforte, chitarra con la band, con Marco Zurzolo, ed è uno spettacolo tutto cuore. Ma all'età dell'adolescenza mi ha regalato un manuale, Muscoli e bellezza, di Johnny Westmuller. Sembrava un manuale gay, antelittera, ma non so perché me l'ha dato, dentro dei signori muscolosi, unti come delle anguille, in posizioni improbabili. Spiegava come fare ginnastica durante la giornata, spingevi qualcuno al pettorale, t'attaccavi al tram, deltoide, suonando campanello, bicipitino. Mio padre era un cultore del gluteo, lo faceva lasciandosi le scarpe durante la giornata, ossessivamente. Il filo rosso che unisce questi 40 anni è proprio l'amore, così? È l'amore. Io non sono molto credente, però diciamo forse lo sono diventato in realtà senza neanche rendermene conto. Credo che esista un'energia bellissima, chi è credente lo chiama Dio, chi è un panteista pensa sia la natura, chi è invece forse un uomo di altre, non so come dire, religioni, crede in altre cose. Però credo che questa energia sia una cosa pulsante che esiste e che è quella che ti dà l'ispirazione vera. Ormai è provato anche a livello scientifico che il momento dell'ispirazione non è nella parte razionale del cervello, ma è nell'irrazionale, in quello che arriva prima di noi. Io in questi anni l'ho capito soprattutto attraverso il pubblico e soprattutto col teatro, che è il mio appuntamento a cui non ho mai mancato, poi qui alla Pergola da tanti anni ormai. E che è questa energia meravigliosa, che è un atto di amore, che al pubblico nel momento che viene ti sceglie, ti vuole venire a trovare, se tu hai la capacità di prenderlo, lo ridà indietro, filtrata attraverso la tua garanzia o sensibilità artistica. E questa energia che gira, meravigliosa, crea il miracolo del teatro, che è l'unico posto in cui i neuroni a specchio funzionano e in cui c'è una redenzione interiore, c'è una crescita interiore straordinaria. Fuori fa molto freddo e forse quella maglietta che lui usa per far vedere il muscoletto non è adatta per la temperatura rigida. 26, lui mi sposta come una mosca fastidiosa, prende la pistola di scena, dà un calcio alla roulotte e esce in mezzo alla tormenta, fa i suoi 4 passi, perché è passato poi alla storia, e sul quarto è rimasto fermo così. Pensavamo a una pausa artistica, invece era un principio di ibernazione, è rimasto